Oggi è il Donor Day, compie un anno il protocollo che abbiamo sottoscritto come ANCI Abruzzo con l'ANED, l'AIDO e il Centro Regionale Trapianti. Abbiamo voluto celebrare questo primo anno del protocollo qui con i ragazzi, con il nostro futuro, perché a loro questo messaggio va trasmesso e anche per fare il punto importante di questo protocollo. In un anno abbiamo incrementato di 50.000 unità il numero dei consensi appunto alla donazione, segno di una comunità che attraverso i comuni, attraverso i sindaci, attraverso gli uffici adeguatamente formati, perché questo è molto importante, consentono appunto di trasmettere questo messaggio di solidarietà a tutta la comunità. Il dono è vita, è fondamentale, ci consente di andare oltre il tempo e oltre lo spazio, appartiene deve appartenere al sentimento di ciascuno di noi, perché così si tiene in piedi una comunità, si tiene insieme. La sensibilizzazione non può che passare dalle scuole, ecco perché come ANCI Abruzzo, ma anche come sindaco di Teramo, ho voluto che oggi questo incontro e questo confronto lo si facesse appunto all'interno di una scuola. È possibile dichiarare la propria volontà alla donazione in comune in occasione della dichiarazione di volontà, quindi della carta d'identità. Ed è molto importante che siamo disponibili, perché ci sono molte persone che aspettano il trapianto e la differenza in questo caso non è fatta dai fondi che ha a disposizione la sanità, dall'organizzazione eccetera, ma la differenza nel numero di trapianti che viene fatta è fatta solo dalla possibilità che un donatore dia la sua disponibilità e che lasci qualcosa dopo la sua morte. In Abruzzo questi dati sono in crescita o in diminuzione? Per fortuna abbiamo avuto un anno 2022 un pochino molto negativo, direi. Abbiamo avuto prima anche 20 e 21 segnati dal Covid, quindi ovviamente in tutta Italia si è registrato una flessione del numero delle donazioni. Purtroppo questa in Abruzzo è proseguita nel 22, in realtà sembrerebbe che nel 23 stiamo andando meglio, grazie sempre alla disponibilità o delle persone che sono espresse in vita o dei familiari che rappresentano la volontà del loro congiunto.